prime donne, le sanbenedettesi nella storia. È stato questo il titolo della presentazione che si è svolta al Museo del Mare, a cura dello storico Giuseppe Merlini, il quale, in occasione del mese di marzo dedicato alle donne, ha illustrato alcune delle figure femminili più importanti della storia cittadina, spaziando dalla marineria all'economia ortofrutticola, dalla religione alla politica, dalla cultura alla società tra 800 e 900. Ma parliamo senza ombra di dubbio di una società prettamente matriarcale, dove il ruolo della donna è primario per le assenze forzate del marito, e tra le figure, al di là insomma delle caratteristiche donne che rimandano alla nostra marineria, è come non citare Bice Piacentini Rinaldi, la poetessa che ha dato dignità letteraria al nostro dialetto, oppure Santini, Imelde Santini, la prima pittrice sanbenedettese, poi emigrata a Montalto Marche, oppure Suor Maria Gorgerò, che all'epoca del colera morbus, incurante del pericolo, prestò soccorso ai moribondi, rimanendone vittima anche lei. Tra le donne sanbenedettesi impegnate nella vita della marineria, particolare rilievo ha avuto la vita di Derna Guidotti. Come è noto, a Viareggio ci sono i discendenti dei nostri migranti, e Derna Guidotti, rimasta vedova, si organizzò e andò a mare con i figli per imparare il mestiere ai figli rimasti senza padre. Forse non tutti sanno che la prima vigilessa d'Italia fu nominata proprio nel corpo municipale di San Benedetto. Nel 1977 viene nominata prima vigilessa Miriam Liberatore, ma poi come non pensare anche alle donne dei magazzini ortofrutticoli, oppure ecco la prima donna assessore, la prima donna consigliere comunale nel 1946, e per arrivare poi alla prima donna presidente del consiglio comunale. L'attuale assessore alla cultura, Lina Lazzari, è stata anche il primo presidente del Consiglio Comunale Donna negli anni 90. Chiunque sia di San Benedetto conosce perfettamente come la donna sanbenedettese abbia avuto un ruolo determinante dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Dal punto di vista economico, perché ha da sempre supportato gli uomini che lavoravano in mare, vuoi con la costruzione delle reti da pesca, vuoi con la stessa vendita del pesce. Per quanto riguarda invece l'aspetto sociale, si caricavano spesso e volentieri della educazione dei figli e del sostentamento e del portare avanti la famiglia, proprio mentre i loro marinai erano in mare. La forza delle donne nella società marinara sanbenedettese, definita spesso come matriarcale, viene sottolineata anche dagli esponenti del circolo dei sanbenedettesi. Posso dire che la popolazione femminile di San Benedetto, la popolazione marinara, si è contraddistinta per dei caratteri molto forti, dove forti sta ad indicare la capacità di resistere alla fatica, al dolore dei naufragi, alla condizione di stress nel mandare avanti una famiglia anche quando il marito non c'era più perché era annegato in mare. A me piace ricordare quel mondo lì proprio perché è caratterizzato da donne molto forti, tanto è vero che a San Benedetto si è spesso parlato di matriarcato. Ma cosa resta di quel passato? Poco, se non il bisogno, ancora, di uguaglianza tra donne e uomini, purtroppo immutato. Resta molto poco, resta il racconto, resta la memoria, la società, tutta la società, e quindi anche quella che vive a San Benedetto, si è di molto modificata con l'avvento delle nuove tecnologie, con l'avvento di nuovi lavori, di nuove opportunità. I problemi vecchi rimangono, diventano problemi nuovi, forse più pesanti, soprattutto oggi in cui la recessione economica e la pandemia ha gravato in modo particolare proprio sull'occupazione femminile.